Oggi abbiamo parlato di rigenerazione urbana, di rigenerazione del territorio, accentuando appunto l'aspetto di rilevanza del territorio, un territorio che si declina non soltanto come riqualificazione degli edifici, ma come complessivo ripensamento di tutta la politica territoriale, industriale, di sviluppo dell'ambiente e anche economico di una città o di un luogo. È un'occasione questa per parlare della nuova legge urbanistica regionale, di approfondirne i temi, ma anche con altri interventi, di guardare al futuro e di immaginare quello che può essere la riqualificazione del territorio e quali le traiettorie di sviluppo del territorio locale, in questo caso modenese, per il futuro. L'assessore Vandelli ha fatto proprio questo, ha spiegato quali saranno le linee di sviluppo, quali sono stati i temi affrontati fino adesso, quali sono le politiche future, qual è l'idea di sviluppo che ha la Giunta Comunale di Modena, mentre Lorenzo Minganti ha affrontato gli aspetti normativi. Adesso abbiamo altri approfondimenti che riguardano la parte invece della contribuzione a tutte le operazioni di riqualificazione energetica con il gestore, il GSE, che tratterà proprio questo tema, e con invece chi si occupa di territorio nel modo più puro del termine, che sono gli agronomi, e il Collegio degli Agronomi ci parlerà di come riqualificare anche le aree agricole.